memoria a casa questa grande promessa e la devi ripetere soprattutto quando la tua vita sembra senza via di uscita, quando sembra che non c'è nessun motivo di speranza umano. Ripeti questa promessa che ti salverà dalla disperazione e ti farà camminare di nuovo. Non permetterà che ti cadano le braccia. Ecco, questa è la prima cosa. Adesso cerchiamo di capire come Dio vuole realizzare questa promessa e darci una strada anche quando tutto sembra chiuso. E questa è la risposta nel Vangelo che meditiamo in tre passi successivi. Non so se hai notato che non c'è il nome. Come si chiama questa donna di cui si parla nel Vangelo? C'è il suo nome? Nel Vangelo di Giovanni spesso quando non c'è il nome è per sottolineare non che lui non sa il nome, ma che dobbiamo mettere il nostro nome al posto di quel personaggio di cui manca il nome. Allora, l'Evangelista e il Signore vogliono che noi ci mettiamo nei panni di questa donna che si dice che è una peccatrice, un altro punto si dice una peccatrice della città, una prostituta. E al tempo di Gesù, più che nel nostro tempo, in cui a volte si dice questa attività quasi come un lavoro, che lavoro fai, un lavoro, adesso devono pagare anche le tasse, eccetera. Allora non era affatto un lavoro, era chiarissimo che questo è un grave peccato, addirittura in molti scritti dell'Antico Testamento è presentato come il peccato per antonomasia, per indicare quando il popolo decadeva dalla fede e andava verso l'idolatria. Quindi dire che è peccatrice nel senso profondo, non solo della devianza sessuale, ma proprio di una che non vive come Dio vuole. Ecco. E quali sono i passi che noi possiamo fare? Un primo passo è metterci in questa condizione, perché noi, grazie a Dio, non abbiamo questi disordini così gravi. Però dal punto di vista spirituale siamo persone che a volte non fanno affatto la volontà di Dio. E oggi è diffusa l'abitudine di vivere come se Dio non ci fosse e di sentirsi quasi a posto. Questo è un peccato grave, a volte più dei disordini sessuali. Quindi ci mettiamo in questi panni. E questa è una scoperta dolorosa della nostra vita. Il racconto ci fa capire che questo male di vivere senza Dio, senza amare Dio, ci porta alla distruzione. Ci porta alla distruzione. Questa donna sta a un pelo dall'essere lapidata. Proprio lì. Si salva solo perché questi disgraziati, pure loro, ce l'hanno proprio con Gesù. Perché se loro non avessero l'ostilità per Gesù, a quest'ora l'avrebbero già lapidata. Perché c'era una legge nell'Antico Testamento di lapidare le donne beccate in adulterio. Solo che loro non ce l'hanno solo con la donna, ce l'hanno anche con Gesù e vogliono sfruttare questa situazione per mettere Gesù in difficoltà. Siccome il suo Vangelo, che attirava tante persone, era un Vangelo della misericordia, di una rivelazione incredibile dell'amore di Dio, della sua bontà, poi questo profeta qua era proprio anomalo, Gesù, perché andava di preferenza a quelli che la società riteneva peccatori, non solo le prostitute, i lebbrosi, quelli che riscuotevano le tasse, quelli che erano, che non praticavano la religione. Gesù andava da tutti, andava specialmente da questi. E quindi il Vangelo di una straordinaria
apertura e misericordia. Allora loro erano seccati di questo, perché questa era una forte contestazione al loro modo di praticare la religione. Allora dicevano: adesso vediamo cosa dice, si assolve pure questa, quando Mosè chiaramente nella legge dice che questo è un grande peccato e bisogna lapidare anche per difendere il popolo da queste deviazioni. E la portano lì davanti. E questo fatto rivela una parte profonda della nostra vita, perché anche noi siamo accusati davanti a Dio, non tanto da quelli che parlano male di noi, la maldicenza, a volte pure i figli che accusano i genitori, marito, moglie, queste sono accuse umane, ma dietro di queste ci sono le accuse di Satana, del demonio contro di noi. Nell'Apocalisse il demonio è chiamato il grande accusatore, colui che accusa i figli di Dio giorno e notte, perché il demonio è proprio malvagio. Prima ci spinge a peccare, dicendo: vabbè, che male c'è, tutti lo fanno. Poi, davanti a Dio, ci accusa dei peccati che lui stesso ci ha spinto a fare, dicendo: vedi, questo sembra uno che crede, questo non crede proprio in te, vedi cosa ha combinato qua e là, e tu che sei giusto che fai? Quindi noi siamo persone, anche inconsapevolmente, accusate da Satana di non meritare la misericordia di Dio, perché tante volte non ci siamo comportati bene. Allora, la prima cosa bella è questa: Gesù mette a tacere le accuse, ci difende come ha difeso questa donna. Loro portano la donna, hanno tutte le pietre in mano, già pronti a lapidarla. Gesù, tu che ne dici? Mosè dice che noi dobbiamo lapidare donne come queste, tu cosa dici? Loro si aspettavano che forse Gesù dice: purtroppo dobbiamo osservare la legge. Manco per niente. Cosa fa Gesù? Cosa fa nel racconto? Si abbassa, si abbassa, si abbassa, fa una cosa strana, comincia a fare dei segni per terra, scrive per terra. Loro si meravigliano, guardano, capiscono poco. Loro non capiscono, loro Gesù si alza, perché loro insistono. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perché Gesù scriveva per terra? Alcuni interpretano così, per far capire a loro che conosceva i loro peccati e che la legge di Dio a cui loro si appellano, che era scritta sulle tavole di roccia, di sasso, perché fosse indelebile e ben fissa nel cuore dell'uomo, è finita sulla sabbia, per terra, ridotta a una cosa inconsistente, anche per colpa loro. E loro, sentendo queste parole, vedendo il gesto di Gesù, si ricordano i loro peccati. Probabilmente quella donna anche era stata con qualcuno di loro, ma al di là di questi episodi si ricordano i peccati della vita precedente. Capiscono che quelle pietre, se devono essere scagliate contro questa poveretta, dovrebbero essere scagliate anche contro di loro. Cominciano ad avere paura e dice il racconto che se ne vanno, cominciando dai più anziani, quelli che sembravano più saggi, più autorevoli, più maestri della legge. Così fa Gesù con noi, ci difende dalle accuse del demonio davanti a Dio, impedisce che siamo lapidati a causa dei nostri peccati.
e allontana tutte queste ostilità, una cosa bellissima. Poi la donna che è come una sopravvissuta, che ha scampato la morte, che ha visto con gli occhi, lo guarda e Gesù le parla: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Questa incredula: nessuno, Signore. E poi arriva la parola più importante: neanch'io ti condanno. Questo è per noi. Sentire, sapere questa parola, che Gesù su tutti i nostri peccati passati, e se noi ci pentiamo anche di quelli futuri, Gesù ripete: neanch'io ti condanno. Ci perdona, non solo ci difende dalle accuse, ma ci dà il suo perdono, che è quello più importante di tutti, perché il peccato non è solo un disordine sessuale, sociale, economico, è una offesa a Dio. Il peccato è un dispiacere, un'offesa a Dio, un torto che facciamo a Lui. Quindi il perdono del peccato, quello profondo, lo può dare solo Dio. Ecco perché noi andiamo a confessarci, ecco perché non ci accontentiamo di dire perdono da soli, e c'è il sacerdote, perché è chiedere perdono a qualcun altro fuori di noi. Ecco, e quindi siamo perdonati. Poi l'ultima cosa, Gesù non si ferma a questa parola, si poteva fermare lì, allora finiva tutto con una festa. Eppure io ti condanno. Poi cosa dice Gesù a questa donna? Dice un'altra cosa importante, più forte: va e non peccare più. Gesù ci rende capaci di lottare contro il peccato. Attenti, perché oggi si sbaglia, manca questa parola. Una volta c'era troppo, oggi c'è troppo poco. Oggi si insiste sul perdono, Dio misericordioso, Dio misericordia di tutti. Ci sono alcuni teologi che hanno scritto che l'inferno è vuoto. Tutti inganni. Gesù perdona di cuore anche mille volte, però ci ammonisce contro il peccato, ci ammonisce, perché il peccato è la strada di Satana, della rovina, e quindi dice: va e non peccare più. Allora abbiamo imparato che questa novità che Dio vuol fare ha questo cammino: riconoscere che siamo peccatori, Gesù ci difende dalle accuse, ci perdona e ci rende capaci di lottare contro il peccato. Così sia.